Buongiorno, comandante. Buongiorno. Buongiorno, colonnello. Niente di nuovo da segnalare? Per ora no. Molto bene. Sì, pronto. C'era la sicurezza in linea. Ah, sì? L'inchiesta sul rapporto UFO IP195 può essere riaperta. Molto bene. Intende occuparsene lei, naturalmente. Mia cara, dato che non ho la più pallida idea di cosa parli il rapporto UFO IP195, non posso rispondere alla sua domanda. L'ultimo rapporto di cui mi sono occupato era il 7000, quindi mi illumini, colonnello. È un rapporto di 10 anni fa. La testimone oculare venne investita da un'auto e da allora è in coma. Perlomeno lo era fino a questa mattina. E ora come sta? Non lo so. In ospedale dicono che ha ripreso conoscenza. Il dottor Jackson sta andando là. Il colonnello John si occupava di questo caso. Desidera che gli chieda di venire in ospedale? No. Ci penso io. Mi passi il colonnello Foster. Vai pure. Comandante. Buongiorno. Grazie per essere venuto subito. La ragazza ricorda qualcosa? No, non ha ancora detto niente. Ma venga, l'accompagno. Grazie. Le misure di sicurezza? Stia tranquillo. Dottore, da un punto di vista medico, crede sia un bene che io le parli? Oh sì, certamente. Anzi, lei può aiutarla. La ragazza è rimasta in coma negli ultimi 10 anni, perciò deve riattivare la mente, il più presto possibile anche. Ed è molto difficile in un caso come questo. Vede, può darsi che ricordi tutto o che ricordi soltanto dei frammenti. Deve pensare che per la sua mente l'incidente è avvenuto soltanto ieri e per lei ciò rappresenta l'occasione migliore. Capisco. Da questa parte, venga. Miss Fraser, riesce a sentirmi? C'è qui un signore che vorrebbe farle un paio di domande. Bene, è molto più calma. Purtroppo si ricorda di me come dell'uomo che guidava l'auto che l'ha investita. Sì, ma le ho spiegato che è stato un incidente di cui lei non aveva colpa. Ed è convinta di questo? Nell'insieme sì, ma tocca a lei guadagnarsi la fiducia della ragazza. Non è meglio aspettare qualche giorno? Beh, vede, le occorre una terapia shock. Come le dicevo, può farle solo del bene. Sa di essere stata in coma negli ultimi 10 anni? No, no. Ma quando lo scoprirà avrà bisogno di avere vicino un amico. I suoi genitori sono morti tutti e due. E non sa neppure questo? Purtroppo. Ci ha chiesto specificamente di non metterci in contatto con loro. Ha detto il perché? No, aspetta lei a scoprirlo. Lei è l'unico legame con il passato.
Posso sedermi? Io sono spiacente di averla spaventata prima. Forse le sarebbe di aiuto se le spiegassi un po' di cose. Io mi chiamo Straker. Ed Straker. Lavoro per un'organizzazione il cui scopo è di indagare su tutte le segnalazioni riguardanti... oggetti volanti non identificati. Li ha visti? Sì. Scusi, le spiacerebbe parlarmene? Ieri... Dove l'ha visto? In cascina. Quando ero sul tetto della cascina. Si ricorda per caso dov'era la cascina, Miss Fraser? Oh, no, non lo so. Come mai si trovava lì? Ci occorreva un posto dove dormire. Chi c'era? Tim. Chi è Tim? Non lo conosco molto bene. L'ho conosciuto a Piccadilly Circus. Oh, è morto! Come è morto? È caduto dal tetto. Lei abita a Londra? No. Cosa faceva allora a Piccadilly Circus? Ero scappata di casa. Perché? Per essere me stessa. Dove si trova la cascina? Non lo so. Come si chiama? Catherine Fraser. Adesso se la sente di parlarmene. Sono scappata di casa per sfuggire ai miei genitori che mi soffocavano. Oh, io li amo molto, ma volevo essere me stessa finalmente. Ero sul punto di ritornare a casa. Non sapevo dove andare. Stavo solo camminando tra la folla. E poi vidi Tim. È successo solo ieri. Deve pure esserci il modo di fare qualcosa. Se solo non l'avessi incontrato. Chiacchieriamo per un po' e poi ci dissero di andarcene. Perché ti sei arreso proprio quando ti mancavano solo 2 anni per laurearti? Beh, 2 anni o 2 giorni non mi sembra che faccia una grande differenza. Non ne vedevo più lo scopo. E adesso potresti fare il medico invece di limitarti a bighellonare e a perdere il tuo tempo. Catherine, quando ero all'ospedale, ho assistito ad un intervento su un bambino durato 15 ore. Me l'ho salvato. Quella stessa sera, durante il telegiornale, vidi degli uomini ammazzarsi a vicenda. E all'improvviso mi è passata la voglia di diventare medico. Ma Tim, senti, ascolta, io... Lasciamo perdere, ok? D'accordo? Sei bello. Godiamoci la giornata. Ok, scusami. Va bene. Dopotutto non sono affari miei. Ehi, guarda. E così me ne andai di casa. Beh, mio padre mi sbatte fuori, a essere esatto. Ma io volevo dimostrargli di non essere un piantagrano. Volevo fare qualcosa in cui credessi veramente. E l'hai fatto? Sicuro. Ho partecipato alla marcia per la pace. Ma non sono arrivato più in là di Manchester perché è cominciato a piovere. Ti piace la campagna? La campagna? Sì, i prati, gli alberi. Beh, penso di sì. Andiamo allora, via. Disse che voleva andarsene. Che voleva andare in campagna. Lui conosceva un posto, una fattoria. Se non fossimo riusciti a ottenere un passaggio, saremmo ancora... Oh, mi scusi. Camminando verso la fattoria, eravamo felici.
Come potevamo sapere quello che sarebbe successo poi? Ma che cos'hai? Non lo so. La luce del giorno è splendida, ma non sopporto la notte. Oh, senti, ho qui delle aspirine. Ti aiuteranno a dormire. Aspirine. Ma, Tim, non puoi passare tutta la notte ad agitarti. Tu cerca di dormire. A me passerà. Che cosa sono? Ho solo qualcosa per farmi rilassare. Non ti credo. Sono del tutto innocue. Ma che effetto fanno? Tieni, provane un paio. Dai. Su, prendile. Non fanno male. Woo!
Anche quando vedemmo gli uomini spaziali non ci pensammo. Non capimmo il terribile pericolo in cui ci trovavamo. Cosa stavano facendo? Stavano scavando una specie di buco nel pavimento e seppellivano qualcosa. Una specie di cilindro. Un cilindro? Sì, uno strano meccanismo. Tim lo raccolse e poi me lo gettò. E quello strumento apparteneva agli extraterrestri? Sì, e lo rivolevano indietro. Ci rincorsero. Ma per Tim e per me era solo un gioco fantastico. Non avevamo paura di niente. Tim li incoraggiava persino a raggiungerci. Persi conoscenza. Cosa c'era nella buca che avevano scavato? Non lo so. Catherine, provi a descrivermelo. Dunque, era una specie di contenitore piuttosto grosso, quasi trasparente, e aveva delle sezioni a colori. E lei cosa fece del pezzo che aveva preso? L'avevo con me quando lasciai la fattoria, ma non so che fine abbia fatto. La prego, cerchi di ricordare, è molto importante. So proprio. Mi spiace doverle fare tutte queste domande. Lei è ancora... No, non importa. Adesso ci pensi attentamente prima di rispondermi, Catherine. Dove si trova la fattoria? Posso dirle soltanto che camminammo per miglia prima che quell'autista ci desse il passaggio. Oh, mi spiace, ma non ne ho la minima idea. Non importa, non si preoccupi. Ma mi dica, cosa le accadde dopo che ebbe ripreso i sensi? Oh, devo essere rimasta incosciente per un bel po'. Quando mi svegliai, avevo freddo e paura. Era già mattina. E tutto mi sembrava un orribile incubo. Thank you.
Ricordo neppure che aspetto avesse. Ricordo solo il suo nome. Tim. Io credo che per oggi basti. Posso tornare domani? Oh, sì, certo. Cerchi di non agitarsi, Catherine. Lei si trova in buone mani qui. Se dovesse occorrerle qualcosa, lo chiede al dottor Jackson. Oh, this dead case has come back to life with a vengeance. Gli extraterrestri hanno piantato una bomba in quella fattoria diroccata. 10 anni fa. E la ragazza non ricorda dov'è la cascina. Esatto. Perché non è esplosa la bomba? Sembra che la ragazza ne abbia preso una parte determinante e poi l'abbia persa. Ora io voglio trovare quella bomba. Paul, desidero che tu inizi a perquisire ogni fattoria esistente fra qui e qui. Ma ci vorranno settimane, gran parte di questa zona è edificata. Lo so. Ma l'unica alternativa è che la ragazza ricordi improvvisamente dove ha messo quella parte della bomba. E per il momento la cosa non sembra probabile. Oh, grazie. Vuole essere così gentile da chiedere al dottore di venire qui un momento. Mi spiace, comandante, ma ho dovuto dirglielo. Avrebbe dovuto lasciar fare a me. Ieri ha chiesto dei suoi genitori. Non avevo altra scelta. Povera ragazza. Come l'ha presa? Male, molto male, ma ha chiesto di lei. No, no. I miei non erano giovani e io ero figlia unica. Non ha amici, compagni di scuola? No. Quando tutto questo sarà finito... Lei è molto gentile. Grazie. Più presto si fa, meglio è. Ora si sente di parlare? Sto benissimo. Beh, quando gli UFO partì, mi nascosi per un po'. Non sapevo cosa fare. Scappai lontano dalla fattoria. Ero così confusa. Sapevo solo che dovevo fuggire. E poi ricordo che attraversai un prato e mi trovai su una strada. Ricorda se ha visto dei cartelli stradali? No, non mi pare. C'era un frutteto. Poi fermai un camion e ottenni un passaggio. L'autista chiacchierava a proposito di qualcosa, ma io non lo stavo ad ascoltare. Ero sempre molto confusa. Ma poi portò il camion in una stradina secondaria.
Non ho potuto far niente per evitarla, hai visto? Oh, Tim, lo sai. Io voglio Tim. Tim. Oh. Questo è tutto quello che riesco a ricordare. Pensa di averlo sempre avuto con sé, quel congegno. Ne sono quasi certa. Ricordo... Oh, no. Mi spiace. Non importa. Beh, è meglio che la riporti in camera sua. Non voglio mettermi nei guai con il suo medico. Quando tornerà qui di nuovo? Domani. Questa è l'area di ricerca 18, completa. Anche impiegando tutti gli uomini ci vorranno quasi 3 mesi per setacciarla. Allora dovrete dividere le forze. Catherine pensa di aver avuto con sé quel pezzo di bomba quando lasciò la fattoria. Non le pare che stiamo esagerando? È successo 10 anni fa. Paul, ricordi cosa accadde in Turchia nel 1970? 80.000 persone morte e un'intera città distrutta. Sì, ma fu a causa di un terremoto. Chi l'ha detto? Un UFO venne avvistato su quella zona poche ore prima di questo ipotetico terremoto e l'incidente alla fattoria accadde esattamente 3 giorni dopo. Il quartier generale delle ricerche. Fossi morto. Davvero? Mi spiace di averti spaventata. Oh, io proprio non capisco. È stato un sogno, un brutto sogno. Vuoi dire che ho immaginato? Tutto quanto. Oh, Tim, sono così felice di rivederti. E io sono felice che ti ricordi di me. Tu sei reale. E c'era qualcos'altro di reale. La fattoria. Quello strano meccanismo. Che ne sai tu del meccanismo? Ed Strecker lo vuole. Oh, io non so, sono così confusa. Anche quello faceva parte del sogno. Dov'è? Cosa? Il meccanismo. Che ne hai fatto? Su, a me puoi dirlo, Catherine. Ci ho provato, ma non ricordo. Non era un sogno, Tim. Tu sei morto, ti ho visto io. Sta zitta. Quando mi portarono a bordo, mi resuscitarono. Oh. E io ho un compito da svolgere. Dov'è quel meccanismo? Oh. Dove si trova il pezzo mancante? Oh, Tim. Mio zio te lo farà confessare, Catherine. Tu me lo dirai. La prego di venire subito in ospedale. Arrivo immediatamente. Devo andare in ospedale e vi chiamerò da lì. Devo vedere anche Miss Ross. Quando l'iniezione fece effetto, ricordai tutti i dettagli. Dopo aver lasciato la fattoria, arrivai ad un ponte a gobba, sopra un canale. Avevo sempre con me il congegno. Lo gettai al di là del ponte. In acqua? No, c'era una casa galleggiante e il congegno vi cadde sopra. E lei ha raccontato tutto a Tim? Sì. Oh, non riesco quasi a ricordarlo. Tim... Da quanto tempo se n'è andato? Da circa un'ora. Ah.
Mi passi la sicurezza. Quando arrivai, il proprietario era morto da pochi minuti. Tim deve aver trovato il congegno, altrimenti l'avrei trovato lì. Speriamo in Dio. Dove sono le mappe? In macchina. Meglio prenderle. Catherine. Catherine, mi dispiace, ma deve assolutamente tentare di nuovo. Questo è il punto dove avvenne l'incidente. Lei corse verso la strada da qui. Ora può ricostruire i suoi movimenti da quel punto fino alla fattoria. Ricorda per quanto tempo camminò? 2, 3... Può darsi 5 ore, non lo so. È completamente inutile. Saremo ancora qui quando la bomba esploderà distruggendo l'Inghilterra. È servita prima. Riproviamo. Cos'è questa droga? Non lo so. Finora non ho mai visto niente di simile. Un'altra iniezione potrebbe nuocerle? L'altra le ha raddoppiato il battito del polso e la cosa non è affatto normale. Non so cosa potrebbe accaderle. Ma bisogna usarla. Io non ne assumo la responsabilità. Paul, può ucciderla. Senta, migliaia di persone morirebbero se non proviamo. La faccia. Aspetti. Catherine. Io voglio spiegarle che... No, non occorre. E poi girai a sinistra e corsi per circa 400 o 500 metri. Poi arrivai a dei prati e li attraversai. E c'era un corso d'acqua nel secondo. Infine arrivai ad un bar chiamato King's Arms. La fattoria si trovava a meno di un miglio dalla strada principale. Vi ho detto tutto. Eccola qua. La fattoria esiste ancora. Come sta, dottore? Va bene, Paul. Andiamo alla fattoria. Thank you.
Seguilo, Paul. Vieni. Contro il muro. Aspetta, Paul. Sono quattro liquidi tenuti separati dagli scomparti. Il rivestimento esterno dell'ultimo pezzo da inserire è di una sostanza diversa. Sembrerebbe il detonatore. Lo scopo è di rompere le pareti fra i vari prodotti chimici. Questi si mescolano e... addio Inghilterra. Com'è attivato il detonatore? Non ne ho la più pallida idea. L'unico suggerimento è di perforare il rivestimento ed estrarre uno dei liquidi. Potrà funzionare. Anche se non dovesse funzionare, non ci sarebbe più nessuno per rimproverarmi. Datemi il trapano e mi occorre anche la scatola verde. Bene. Grazie. Guardate qua, questo trapano attraversa l'acciaio temperato. E qui non l'ha neppure scalfito. C'è un'unica soluzione. Dovremo rimuoverlo. E dove? In mezzo all'Atlantico. Il maremoto distruggerebbe la linea costiera di tutti i paesi intorno. Certo, me ne rendo conto. Li faremo evacuare. Lo spazio. Lo lanceremo nello spazio. Paul, chiama il colonnello Branston. Digli di portare subito un lanciatore nello spazio radiocomandato. Sì, signore. Anche gli strumenti necessari per portarlo fuori di qui. Bene, signori, cominciamo. Comandante, comincia a reagire. Fatto, comandante. Non credo che abbiate più bisogno di noi. Lasceremo fare a lei. La ringrazio, maggiore. Di niente. È stato un lavoro emozionante. Arrivederci. Buona fortuna. Mi raccomando, fate attenzione. Comandante, perché non va via con loro? Posso occuparmene io? No, grazie, Paul. Penso che starò qui a vedere l'operazione. Torna in ospedale e stai accanto a Catherine. Certo. E dille... dille che tornerò molto presto. Va bene.
Lanciatore spaziale a 24.000 miglia da terra. Tempo di detonazione meno 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comandante. Sì. Catherine. Che succede? Comandante. Comandante. Questa è... Sì. È... Catherine Fraser. Non è possibile. L'iniezione. No, gli anni in più del ragazzo dovevano pure provenire da qualche parte. Noi possiamo solo presumere che li abbiano tolti a Catherine quando era priva di sensi sul tetto della cascina. Ma... com'è possibile? Non lo so. E sono felice di non saperlo. Ma lui ha vissuto solo 10 anni. E lei... Loro non sapevano quanto tempo sarebbe corso al ragazzo per svolgere il suo compito. Avrebbe potuto vivere con gli anni presi in prestito almeno altri 50 anni. Quando è successo? Circa 6 ore fa. Alla stessa ora in cui morì il ragazzo. Ed posso fare qualcosa? No. No.